Buongiorno a tutti ragazzi, qua è il Wikipedia, come sempre sono tornato qua oggi con un nuovo video. Siamo di nuovo qua sul competitivo di Pokémon e finalmente è iniziata la nuova season, Revolution D, anche ufficialmente in gioco nelle lotte competitive. Quindi direi di non perdere altro tempo. La scorsa volta abbiamo visto nelle lotte casual Articuno, oggi andremo a vedere Moltres di Galar con un team abbastanza carino a mio parere. Ragazzi, vi rubo 10 secondi di questo video e della vostra giornata per ricordarvi di iscrivervi al canale, perché è una cosa gratuita che mi aiuta tantissimo e soprattutto potete tranquillamente ripensarci. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale e perché no, se volete attivate anche la campanellina. E niente, dopo che l'avete fatto io adesso vi lascio tornare al video. Mentre vi faccio vedere i vari rental che ho preso, ma vi farò vedere in particolare quello che andiamo a giocare, che è questo qua, voglio dire che voglio provare a fare video un pochettino più lunghi e magari andare a fare, anziché una partita sola, ne andiamo a fare due o tre e vediamo come va. Se non va bene torniamo alla classica partita secca. Comunque il team è questo qua, con Tornadus che avendo Prankster andiamo a mettere in priorità tutte le mosse di stato, quindi in questo caso Tailwind, Taunt e Raindance, quindi un buon support. Abbiamo anche la mossa peculiare Tempesta Boreale, che sarebbe Blackwing Storm, e Terra Flying, in caso volessimo andare a massimizzare il nostro output offensivo di Tempesta Boreale. Poi abbiamo il classico Urshifu che gira ovunque, abbiamo Acqua Getto, Idroraffica, Zucca e Zuffa e Vortighiaccio. Con la Salt Vest, anziché la Mystic Water, avrei preferito forse con Mystic Water, ma comunque con la Rain facciamo abbastanza danni e abbiamo anche la Terra Water, quindi in caso danni riusciamo comunque a portarne, non che non ne faccia Urshifu, mettiamo le cose in chiaro. Poi abbiamo il solito Chien Pao con il Focal Nastro, abbiamo Vortigaccio, Sbigo, Attacco, Spada Solenne e Protect, classico set di Chien Pao. Dragonite, anche lui il classicissimo set con Extra Rapido, Terra Scoppio, Battipiedi e Oltraggio. Terra Volante per Dragonite, non abbiamo la Terra Normale per sfruttare al massimo Extra Rapido, ma una Terra Volante per andarci a togliere la 4 per dal ghiaccio e prendere solo 2 per. Che fa comunque male, ma poi abbiamo la possibilità di lanciare una Terra Scoppio Stab e non abbiamo Aerassalto, non mi ricordo la traduzione, comunque Aerial Ace. Poi il nostro Moltres con la Terra Poison, la sua abilità che è Furore, che quando prendiamo un hit che ci porta a meno di metà vita ci aumenta l'attacco speciale. Poi abbiamo Furia Ardente, Tifone, Congiura e Protezione, e come ultimo Pokémon, ma non per importanza, abbiamo il Fluttermane con la Lastra Spiritello. Sta girando così ultimamente per boostarci le mosse. Quindi niente, andiamo a provare questo team sperando di fare qualcosa di decente. Allora, team interessante. Vediamo come vogliamo uscire. Io sicuramente voglio uscire con Tornadus per ossettare la Rain. Non c'è nessuno che ci dovrebbe fare troppi danni perché Urshifu lo reggiamo abbastanza bene, ma se appunto usciamo di Moltres, ce l'abbiamo la mossa volante su Moltres, quindi gli mettiamo comunque tanta pressione a quell'Urshifu perché gli facciamo danno anche quella Rilla in caso dovesse uscire con lui. Allora io direi di uscire così, almeno gli mettiamo un po' di pressione. Dietro ci portiamo Flutter. Dietro portiamo Flutter Urshifu. Lasciamo a casa Chien Pao Dragonite. Oggi invece delle solite cose sul computer, siamo armati di telefono che sono un po' più veloci a controllare e un po' più comodo. E vediamo come va a finire. Allora, io provo ad uscire così. Oh, non ho messo la musica. Perfetto. Provo ad uscire così per il semplice fatto che voglio mettere la Rain immediatamente. Anche se allora quel Make It Rain fa malissimo. Quel Make It Rain fa male. Allora io qua farei così, lo metto vorrei metterlo non lo so. Allora, la Raindance non posso mettere. Proviamo. Facciamo tifone. Vediamo se entra.
Sono andato in crisi quando ho visto il time bar che scendeva. Io qua avrei voluto fare rain e tifone su quel su quello stolto. Ok, lui come lo va? Chi va a tenare soprattutto? Ah, ok, Urshifu lo va a far water, perfetto. Potrei averlo, potevo provarlo, un nasty plot forse no. Però no, 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 non avrebbe avuto senso. Vediamo se ha la sash, quell'Urshifu, o comunque quanto danno. Ok, facciamo abbastanza danno, non lo confondiamo. Come godo. Tra l'altro abbiamo preso sia il danno sotto, cioè senza la rain, cioè abbiamo preso l'hit, nonostante non fossimo sotto la rain, quindi non è certo. Si colpisce da solo. Benissimo, benissimo. Bene. Allora, io qua direi una bella rain. E furia ardente che andiamo su tutti e due. Fatemi solo leggere cosa fa, che non me lo ricordo più. Perfetto. Possiamo provare così. Tanto siamo sopra di velocità, avendo la tailwind. Adesso mettiamo anche una bella rain. Poi per aiutare il nostro amico Urshifu nel late. Andiamo, è confuso? Sì, sta di nuovo da solo, come godo. Godo come un riccio, sono sincero. È buono, buono così. Via, è con furia ardente, dovrebbe venire giù, non lo so. Ok, no, perché ha la sash. Gira con la sash adesso Goldengo, visto che c'è Voltres? Una cosa che scopriremo. Ah, ok. Come ho detto, è Zoroark. E lo tentenniamo come godo. Abbiamo il bottone magico di Medina anche noi sul nostro pad. Non ve l'ho mai detto, ma ce l'abbiamo anche noi. Perfetto. Non ho mai capito come si riconosce Zoroark, ma... va bene lo stesso. Io taunterei di qua. E un'altra furia ardente non ce la toglie assolutamente nessuno. La lotta finisce per abbandono la prima. Perfetto. Easy. Allora, seconda partita Trick Room Team. Io qua... senza indugio uscirei di Flutter. Io devo assolutamente tirargli giù quel Cresseglia se esce con Cress, quindi Flutter Urshifu dovrei fare abbastanza danni. Tornadus non so se lo portare dietro perché mi fa male. Regilechi Urshifu comunque mi fa male con le mosse acqua. Non porto dietro Dragonite, porto dietro Moltres. Voglio provare. Secondo me può aver senso. Comunque stavo pensando che in base a quanto durano le partite, vediamo quante farne, ma la mia idea sarebbe di farne due. Per il semplice fatto che una effettivamente è troppo poco, ma almeno non vi rompo troppo il cazzo. Tre sono troppo, perché poi viene il video da un'ora e lascia stare. Secondo me due è un buon compromesso. Vediamo la nostra signorina che butta davanti. Ok, Regilechi Urshifu, noi invece usciamo con Flutter e Urshifu sempre water. Allora, io qua. Se vado di Magi Brillio li facciamo male. Secondo me lui... non so se la rischia starmi davanti così. Però potrebbe uscire con lui e... Io qua voglio proteggere. Semplice fatto che non so cosa voglia fare con quel coso. E facciamo acqua getto di qua. Vediamo quanti danni facciamo. Io ho usato Protect, ma sono un coglione. Ci ho pensato adesso. Urshifu le passa le Protect. Ok. Un buon 40 lo facciamo. Electroweb perfetto, non ci va a fare speed control, ma ho paura che se quell'Urshifu è andato sul mio è, cioè se non è andato sul mio, esatto, sono un coglione, io sono una testa di cazzo, perché non ci ho pensato? Perché proteggi davanti a Urshifu? Non ha senso, non ha un cazzo di senso. È vero, non ci siamo presi l'Electroweb, quindi è cosa buona e giusta, ma se ce lo fa adesso siamo comunque inculati. No, noi ci proviamo lo stesso. Magi Brillio e... un altro acqua getti di qua.
Speravo di reggere, invece niente. Ho trollato. Avessi fatto... No, saremmo morti lo stesso. Molto probabilmente saremmo morti lo stesso. Sì. Saremmo decisamente morti lo stesso. Abbiamo trollato un pochettino. Cerchiamo di riprenderci con i due che abbiamo dietro. No, se no siamo veramente inculati. Ho trollato. Ho trollato. Non so se sarei resistito a quell'Electroweb. Vediamo. Facciamo così. E bisogna sperare che entri il tifone di qua. Allora, noi andiamo a terare, lui non tera. E vediamo come va. Allora, si è attaccato con Regieleki, viene giù da sbigo attacco. E bisogna vedere poi cosa ha fatto con quel cazzo di Urshifu. Esatto, con sbigo attacco lui viene giù. Siamo nel chill. Idroraffica. Ok. Resistiamo a pochissimo. Una ventina in teoria dovremmo resistere. Esatto. Perfetto. La tanchiamo, vediamo quanto danno facciamo. Un tifone che tra l'altro è entrato. Io godo come un riccio, Cristo santo. Godo come un riccio. Lui se attacca viene giù da sbigo attacco, che non è male. Ed entra con... Benissimo, con Ursa Luna. Però devo per forza fare sbigo attacco di qua. L'Ursa Luna è la cosa più broken di questo pianeta. Proviamo. Attacca sicuro per ultimo, Non è quello il problema. Però... Ah. Così... Era Spettro. Si aspettava una mossa lotta da parte mia. Lui fa individua. Va benissimo. Sti gran cazzi. Sti gran cazzi. Lui prende l'individua. Ma noi li facciamo molto male. Benissimo. Earthquake. Ci fa malissimo. Earthquake ci stompa. Tutti e due. Porca troia. Sbagliate completamente la lettura della partita. Quel Regieleki mi ha messo in crisi. Ho protetto dove non dovevo proteggere. Ho imparato il mio errore. Però la partita abbiamo persa. Allora ragazzi, io vi ringrazio assolutamente per aver visto questo video. Noi ci becchiamo con un prossimo. Se il video vi dovesse essere piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. E noi ci becchiamo con un prossimo video.